Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 12 dicembre. 12 dicembre. E allora? Mancano 23 giorni, 5 ore, 30 minuti al 4 gennaio 2023, ore 12:30, quando i ragazzi affronteranno allo stadio Arechi la Salernitana per il primo impegno del 2023. Ricordo sempre un numero, quando mancavano 50 giorni e il 4 gennaio ci sembrava lontano, e invece si sta avvicinando portando questo countdown, portando i primi impegni. Domani Milan che affronterà l'Arsenal dopo la partitella o partita contro il Lumezzane. A proposito, complimenti al Lumezzane, sono andato a vedere se fossero condizionati dalla partita contro il Milan. Invece no, hanno confermato la loro leadership del campione, del loro girone del campionato di Serie D, vincendo 4-2 in testa, bene il Lumezzane. Domani la partita contro l'Arsenal, ieri primo giorno di allenamento in Dubai, ma sapete che a me piace dare consigli. Non mi permetto di dare consigli su molti argomenti, ma certamente un po' sulla musica, ma soprattutto sul cinema. Ieri ho visto un grande film, un film emozionante. Per chi ha Netflix, consiglio di andare a vedere, e mi ringrazierete, Le Nuotatrici. Un film emozionante, bellissimo. Che se tu sei davanti alla TV con vostra moglie, vostra compagna, con la famiglia, non parlate per due ore, talmente questo film è avvincente. Non vi voglio rivelare, o se preferite in termine moderno, giovanilistico, spoilerare la trama. Semplicemente sono due ragazze nuotatrici forti della Siria che vogliono fuggire, 2015 l'anno, per i continui bombardamenti su Damasco, con un grande sogno, quello di partecipare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. E le ragazze, con questo sogno, cercano di fuggire dalla Siria, e qui una serie di avvenimenti, una serie di accadimenti, e non vi dico niente, però, attenzione, vi dico sì, una scena, poi mi direte se per voi è la più particolare ed emozionante. A un certo punto vedrete, non capirete niente da questo che vi dico, ma quando guarderete il film vi ricorderete quello che vi dico. Questa ripresa che dal basso sale, di una spiaggia con, sembrano decine, invece sono centinaia, invece sono migliaia di salvagenti. Non vi voglio dire altro, ma questa scena ve la ricorderete, e quando la vedrete mi direte: aveva ragione, è una scena forte, potente, emozionante. La spiaggia con tantissimi salvagenti colorati. Una scena molto forte. E questo film è stato presentato nello scorso settembre, credo, sì, al Festival di Toronto, e ho letto ci sono stati 4 minuti di applausi alla fine di questo film. E guardate e sentite anche la colonna sonora in arabo, in lingua araba, molto 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 bella, molto bella. Ma parliamo di Milan. Domani primo impegno contro l'Arsenal, ieri allenamento, un allenamento dopo il viaggio, quindi sciogli i muscoli, seduta atletica, poi esercizi tecnici con le porticine, tiri in porta, mentre i portieri si sono
si sono allenati a parte. Ieri, sempre discorso a centrocampo, discorso diciamo motivazionale, non lo so, lo immagino, lo voglio pensare, di Stefano Pioli ai giocatori, compresi quelli che poi non sarebbero intervenuti a lavorare in gruppo, come Maignan, come Calabria, che è ancora fuori mentre Selemakers continua ad allenarsi in gruppo, come Calabria, come Maignan, come Zlatan Ibrahimovic, come Florenzi. Mentre Benasser ha aspettato i compagni a Dubai e ieri se n'è nato regolarmente. Oggi doppio allenamento alle 7 e alle 13, le 7 italiane e le 13 italiane, che sono le 10 là in Dubai e le 16 là in Dubai. Capiremo qualcosa della formazione che affronterà domani l'Arsenal e per voi mi auguro che sia una bella sorpresa per i nostalgici. Ce ne sono, senza falsa modestia, delle mie radio barra telecronache. Su YouTube voglio farmi una bella sorpresa per chi non potesse vedere la partita su Sky, che la trasmetterà alle ore domani alle ore 15. Potrà collegarsi col mio canale YouTube con una bella sorpresa e pitturerò la partita dei ragazzi. Ma col video di domani mattina sto lavorando per regalarvi una bella sorpresa. Non sono sicuro, ma domani una bella sorpresa per voi. Ma parliamo di Milan e voglio parlare, si è parlato appunto di Zlatan Ibrahimovic. E quando si parlava di Zlatan Ibrahimovic c'era l'accostamento con Giroud. E qualcuno ha detto una cosa che mi trova totalmente d'accordo. L'eredità anche carismatica, l'eredità umana, l'eredità da leader della squadra potrebbe essere presa proprio da Giroud. Quando Zlatan Ibrahimovic finirà la sua carriera al Milan, o finirà la sua carriera al Milan, deve finirla al Milan, non sappiamo quando, ma certamente la società rinnoverà volentieri almeno per un altro anno a Giroud e magari ancora un altro anno perché Giroud vuole finire a 40-41 anni. Questo potrebbe essere proprio il trait d'union tra Zlatan Ibrahimovic, che a sua volta aveva lavorato nel Milan degli Ambrosini e aveva giocato nel Milan degli Ambrosini e Gattuso, che a loro volta avevano ereditato la mentalità dei Costacurta, dei Maldini, dei Baresi. Quindi questo fil rouge non si spezza. Si era forse un po' spezzato, ma tutto sommato neanche molto, perché come allenatore abbiamo avuto dopo Allegri abbiamo avuto Inzaghi, abbiamo avuto Seedorf, abbiamo avuto Inzaghi, quindi giocatori che avevano lavorato con i meravigliosi di Carlo Ancelotti, che avevano lavorato a loro volta con gli invincibili di Capello e con gli immortali di Arrigo Sacchi. E questa staffetta, il bastone della staffetta lo prenderà Giroud. E questo è bellissimo. Proprio per avere questo giocatore carismatico, questo giocatore un esempio, un esempio anche sul piano umano. Quando esce da Milanello, mi è capitato due o tre volte, si ferma sempre e ha l'affetto totale della gente. È un altro dei giocatori che sembrano qui da anni. È qui da un anno e mezzo, sembra qui da anni. Si è calato nella parte e deve molto al Milan. Se oggi Giroud è l'eroe della nazionale francese che affronterà in semifinale, in una semifinale particolare, il Marocco, ebbene Giroud, che era fuori ormai, secondo me, dalle scelte di Deschamps, da essere fuori a essere l'idolo francese, beh, molto deve al Milan, l'affetto dei tifosi, la forza di essersi sentito ancora un giocatore potente e competitivo. Quindi sono contento proprio perché Giroud prenderà questa eredità di Ibra, che l'ha presa dagli altri giocatori della storia degli ultimi 40 anni del Milan. Tutto questo è meraviglioso. Ma a proposito, oggi signori,
di mercato non c'è nulla, è inutile che mi stia a aggrappare. Finalmente vedo che anche giornali, eccetera, si sono resi conto, altri siti, si sono resi conto che se non ci fossero, se non ci saranno, e tocchiamo ferro, tac tac, cataclismi, Milan non acquisterà nessuno. E allora parliamo del Milan di campo. Sì, magari sarà meno suggestivo, ci saranno meno attese, ma ci saranno cose concrete. Io voglio vedere il Milan domani, sarò lì a palpitare per il Milan, a parlare, a commentare il Milan come ai bei tempi. Ah, che voglia! Che voglia, poi le belle pagelle il giorno dopo. Speriamo che il Milan ci offra una grande prestazione contro l'Arsenal, Liverpool e poi il PSV Eindhoven. Però voglio soffermarmi su un altro eroe del Milan, Pippo Inzaghi. Ieri era ospite del club di Fabio Caressa e ha detto: mi dispiace tanto di avere deluso i tifosi del Milan da allenatore, il Milan che per me è la mia vita. Ecco, allora volevo rassicurare Pippo Inzaghi. Ricordiamo bene il campionato di Pippo Inzaghi, finito male, ma voglio anche ricordare perché era finito male. Innanzitutto non aveva una squadra di fenomeni e nonostante questo il Milan era secondo in campionato dopo aver battuto il Napoli alla fine dell'anno solare e dopo aver battuto il Napoli bene, ricordate, con Menez strepitoso a Parma, con Napoli nel derby, con Bonaventura, con questa sua idea di mettere Menez falso centravanti con di fianco Bonaventura e Onda, giocava Onda. E Milan era rimasto secondo in classifica. Poi l'inopinata sconfitta in casa col Sassuolo e soprattutto una pletora di infortuni costrinse il Milan a un girone di ritorno totalmente travagliato, totalmente in difficoltà. E non per colpa di Pippo Inzaghi, che poi in quei momenti di difficoltà, forse per lui un'esperienza nuova, faticava anche a trovare la barra del timone. Però se Pippo Inzaghi teme di aver deluso i tifosi del Milan, mi sento io, che non è che rappresenti o 300 milioni di tifosi, ma rappresento tutti, sicuramente tutti coloro che amano Pippo Inzaghi, non abbia diciamo dei pensieri cattivi. No, non ha deluso nessuno. Pippo Inzaghi per noi è la gioia, per noi è una festa, per noi è il fanciullino che è dentro in ognuno di noi, nei nostri figli che giocano a calcio. Quel suo modo di intendere il calcio, quelle sue gioie, quella sua fiuto del gol, quella sua classe, quei suoi record, alla caccia di tutti i record. Pippo Inzaghi non ha deluso nessuno mai. È stato allenatore, non è andato benissimo il Milan, l'abbiamo abbracciato e lo rivediamo tutti sempre come un giocatore che ci ha regalato dei momenti straordinariamente intensi, emozionanti, bellissimi. Pippo Inzaghi, andate al Museo Milan e ancora c'è la mia voce, è un orgoglio per me essere nel Museo del Milan. Che urlo Pippo, Pippo mio, con per quel gol bellissimo il secondo contro il Liverpool. Pippo, tranquillo, non hai deluso nessuno. Pippo per noi rappresenta la gioia, le vittorie, i trionfi, le emozioni, momenti indimenticabili. E nessuno mi dica adesso che viviamo di ricordi. Nessuno mi dica che viviamo di ricordi. Non viviamo di ricordi. Perché l'ultimo ricordo recente è uno scudetto sul petto. Noi viviamo di momenti emozionanti, non viviamo di ricordi. Perché il Milan, come dico sempre, mettetevelo, scrivetelo, non vive di ricordi. Noi non viviamo di ricordi perché Milan è un club che crea ricordi. Non vive di ricordi, lui crea i ricordi. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e aspettate domani delle belle sorprese. Spero di riuscirci.